Ospite della confessione, Paola Barale ha svelato i motivi della rottura con il ballerino Gianni Sperti, suo ex marito. Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre, i bambini si fanno quando c'è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato. La Barale ha parlato anche di un pettegolezzo che da anni la riguarda, ovvero del presunto flirt con la conduttrice Maria De Filippi. Come è nata questa storia? Mi sono già fatta un'idea, però sono una persona con un senso del pudore molto alto. Non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai avuto voglia di parlare di questo. All'inizio non capivo. Perché io non conosco bene la signora De Filippi, l'avrò vista se no 10 volte ma solo in studio, forse sono andata più volte con Maurizio a pranzo per parlare di lavoro, ma mai a casa loro. Paola Barale ha continuato, quando è finita Buona Domenica io mi sono fatta 1000 domande, le leggende metropolitane hanno sempre un fondamento di verità, secondo me ho capito da dove è nato questo rumor. Sono quasi convinta, non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me, che lasciavano pensare agli altri che questa cosa fosse vera. Infine la Barale ha parlato anche dell'episodio accaduto nel 2001, ovvero un blitz dei carabinieri nella casa presa in affitto sull'isola d'Elba, durante il quale venne ritrovata della marijuana. Per colpa di quell'evento la Barale ha dovuto affrontare 7 anni di processo in quanto fu accusata, in maniera infondata, di fare uso di crack. Per la ex valletta di Mike si è trattato di una montatura gonfiata dai giornali organizzata a tavolino.